C'è qualcuno che ci fa brillare il cuore più della mamma? Non c'è, no, 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 no. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video dedicato alla mamma e ad una card bellissima da regalare alla nostra mammina. Ho pensato a una card che rappresentasse lo scintillio dell'amore che proviamo per lei, o meglio, il modo in cui lei fa scintillare il nostro cuore. E allora oggi vi faccio vedere come, usando anche la Big Shot, così la vedrete all'opera, da tanto che non la usavo, si possono fare delle card semplicissime da realizzare ma bellissime d'effetto. In questo video la cosa molto molto interessante è come costruire una card che sembri comprata in un negozio, quindi non una card con tagli, con margini tagliati in maniera fredda, ma una card che sia veramente morbida anche tra le mani di chi la riceve, proprio perché è data da pieghe della carta che la fanno confezionare in maniera perfetta. Basta, vi ho tagliati abbastanza, spostiamoci di là e andiamo a fare la card per la nostra mamma. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra card per la festa della mamma. Innanzitutto delle carte. La decorazione principale la farò con la Big Shot. Oggi useremo la Big Shot, ma poi vi dirò anche l'alternativa. La Big Shot la trovate sul sito Creabello, vi lascio il link qua sotto e ve lo segnalo perché di solito la vendono a un prezzo scontatissimo. Degli abbellimenti che potete o comprare pronti, io userò questo qua, You Are Amazing, oppure lo potete fare voi facilmente, poi vi spiego come. Un tagliabalze, un bulino, degli inchiostri che richiamino i colori della nostra carta. Io qui ho un rosa, un rosso e un rosa, delle paste glitter, un pennarello o una penna per scrivere il messaggio, della colla stick e della colla attaccatutto, righello, gomma, matita, squadrette, tutto quello che ci servirà per tagliare, è il tappetino appunto per i tagli. Cominciamo subito. Ok, innanzitutto ci occorre un rettangolo di carta che sia 26 cm per 30 cm. Allora, mettiamo di fronte a noi la parte da 26 cm e suddividiamola così. Segniamo un punto a 1 cm, un punto a 13 cm e mezzo e quindi l'altra parte automaticamente sarà la rimanente. Così avremo avuto, così avremo due spazi da 12 cm e mezzo e uno spazio da 1 cm. Fate questa divisione su entrambe le parti del foglio, quindi 1 cm, 13 e mezzo fino ad arrivare a 26. Dall'altra parte, invece, nella parte orizzontale, dividete il foglio a 15 cm, quindi a metà, e poi da una parte e dall'altra tracciate due punti a 1 cm, sia da una parte ovviamente che dall'altra, quindi 1 cm da questo lato e 1 cm da questo lato. Tutti i punti che abbiamo creato congiungiamoli perpendicolarmente con delle pieghe, quindi tutti i dirimpettai dovranno creare una piega. E allora la piega al centimetro, quindi la piega a 13 cm e mezzo e poi inferiormente la piega con l'altro centimetro, la piega 15 e la piega sul centimetro rimanente. Adesso pieghiamo ciò che abbiamo solcato e ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto. Olè, a questo punto ci serve questa braghetta tutta, quella laterale segnata 1 cm 15 e 1 finale, tutta per intero. Poi una delle due di queste qui su e una delle due di queste qui giù. Quindi facciamo una cosa,
tagliamo al centro a 13,5 cm una delle due braghette, eliminiamo e voilà. Quindi stessa cosa facciamo qua, dividiamo in mezzo. Ora vedete qui dove le due pieghe si intersecano, quest'angolino, eliminiamo tutti gli angolini in cui si intersecano le pieghe, che sono poi soltanto questi due. Fatto ciò, diamo dei tagli obliqui così a tutte le braghette che fuoriescono. Voilà. Adesso dobbiamo chiudere la nostra card, quindi pieghiamo tutte le braghette così, mettiamo un po' di colla dietro di esse, lasciamo un po' tirare la colla perché io sto usando del cartoncino, sporchiamo anche la parte superiore. Fatto questo, chiudiamo la nostra card. A questo punto, prima che i lembi si incollino, facciamo l'ultima piega. Prendiamo adesso la nostra fustella. Voi già sapete, uso materiali della Bobbanni perché sto facendo un progetto per loro. Prendiamo un pezzo di cartoncino, questo è cartoncino di risulta di una card che non mi era venuta bene. Metto il secondo dei miei tappetini lì sul primo e faccio scivolare in avanti, tagliando così la forma. Ed ecco la mia formina bella tagliata. Ora con un aghino ovviamente la libero da tutti i pezzi di carta fustellati che comunque sono rimasti imprigionati, ma come vedete è un lavoro divertentissimo e da un attimo, e quei lavori che danno tanto relax come schiacciare i puntini della carta da imballaggio, della Pluriball, i pallini. Sformato il nostro cuoricino, ci sono voluti davvero pochi attimi, prendo un po' di Glitter Past Blush, questo è il suo nome, e un pochino di Glitter Past Pumpkin, più sull'arancione, perché devo raggiungere questo tono di rosa per accordare le due decorazioni. Fatto ciò, con la spatolina ripasso una mano su tutto il cuore. Siate abbastanza veloci nel lavorarlo perché poi dovremo staccarlo, se no si appiccica al fondo in carta e non lo recuperiamo più. Ricoperto tutto il cuore con uno strato uniforme, liberiamolo dal supporto sollevandolo per un angolino e mettiamolo ad asciugare da qualche parte. Riprendiamo ora la nostra card e prendiamo due tamponi, uno rosa e l'altro arancione, per ricreare questa sorta di rosa pesca. E allora sporchiamo di arancione, non vi preoccupate, non rimarrà arancione, e poi lui. Perfetto. E poi un po' di nero per antichizzare, renderlo più profondo questo colore. Non per antichizzare, per rendere più profonda, come se fosse un po' usurata, la letterina, il bigliettino. Questi presi su Banggood, AliExpress, questi siti cinesi. Ci dedichiamo alla scritta interna? Che dite? Dobbiamo dividere gli spazi. Ok, deciso come più o meno inserire la scritta, userò il blu perché nel mio abbellimento c'è il blu, quindi non tradisco il senso, e vado come vi ho insegnato, quindi tratto discendente grosso, ascendente sottile. A questo punto prendiamo lo scotch carta, il nostro cuoricino che a quest'ora sarà belle asciutto e super brillante, e le decorazioni che vogliamo apporre sulla card. Io andrei molto molto sul classico, quindi questa centrale così, troppo carina, e questa un po' in rilievo qui. Attacco tante striscettine di scotch
spessorato. Ovviamente, se non avete la Big Shot, questa parte potete farla con un bello Zentangle a cuore e magari perfilare tutto lo Zentangle con del glitter, quindi passare la colla sui tratti e farlo illuminare buttandoci sopra del glitter, o semplicemente fare un cuore tutto di glitter. Prendiamo la nostra card e incolliamo il nostro cuoricino merlettato e glitterato. Voilà, la nostra card è terminata, il nostro cuore che brilla, il nostro messaggio: tu sei meravigliosa e tu fai brillare il mio cuore. Bene, spero che questa proposta vi sia piaciuta e vi lascio alle foto. La nostra card, guardate come sbrilluccica dal vivo, e mi raccomando, la glitter paste fatevela da soli, non ci vuole veramente nulla. Non vi impazzite perché non trovate i barattolini della Bobbanni, se li vorrete provare li trovate e io li trovo, vi metto il link qua sotto, ma in caso non vi preoccupate perché la mia ricetta ve la fa venire proprio uguale. Per gli abbellimenti anche lì non ci vuole niente a ritagliarli a mano oppure a scaricarli da internet. L'interno, beh, se volete fare una bella scritta così dovete seguirmi nel corso di brush lettering sempre qui su Arte per Te. Stiamo imparando proprio come creare queste scritte bene ornate per abbellire le nostre card e i nostri lavoretti. Basta parlare, se questo video ti è piaciuto non tergiversare e scintillami un bel pollice in su e io te ne sarò grata per sempre, perché con questo pollice in su mi aiuterai a far crescere un altro po' Arte per Te e io ci tengo molto, come penso si possa evincere da tutti i contenuti che ci metto, quindi grazie se lo vorrai fare. Condividi questo video sulla tua pagina Facebook per farmi conoscere ai tuoi amici se ritieni che io ne sia degna, e soprattutto mi raccomando, vienimi a trovare anche su Due Cuori Una Cappa, il link lo trovi qua sotto nel box informazione, i miei altri due canali, uno di cucina e l'altro di lifestyle, beauty, del più e del meno, insomma si parla in libertà. Bene, non mi rimane che mandarvi un grande bacio, fare gli auguri a tutte le mamme del mondo, auguri, fare anche un augurio a chi mamma non è e non lo sarà mai, perché si può essere mamme in tanti modi, l'importante è avere il cuore di mamma, che è la cosa fondamentale, e quello io conosco signore che ce l'hanno pur non avendo figli, e faccio gli auguri anche a loro, a tutti i cuori di mamma. Bene ragazzi, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Quanti baci, alla prossima volta, ciao!